Vabbè, innanzitutto ci tengo a ringraziare delle persone, in particolar modo gli avvocati Edoardo Chiacchi e Monica Fiorillo che mi hanno aiutato nel ricorso. Sono stati eccezionali e non avevamo dubbi visto che sono i migliori poi in ambito sportivo. E poi anche la società, a partire dal presidente Pino Taglialatella, che non ha mai messo in dubbio la mia serietà e professionalità e quindi mi ha aiutato in questi momenti che sono stati un po' duri per me perché tutto mi aspettavo fuorché di ricevere una squalifica di quell'entità. Infatti mi colse alla sprovvista poi leggere quel comunicato del giudice sportivo. Non era facile ribaltare in questo modo la sentenza, cioè che lo XAT accettasse tutte le nostre richieste, ovvero quella di ridurre da 1 anno a 2 mesi. È una sentenza che non era facilmente pronosticabile, però fortunatamente la giustizia è venuta a galla anche grazie alle testimonianze dei dirigenti della Cerrana che protagonisti che presenti in quell'occasione hanno poi testimoniato che praticamente tutto ciò che era stato scritto nel comunicato del giudice sportivo non era poi accaduto. Lì per lì diciamo, ho vissuto dei giorni difficili, però fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e sono contento che sia stata fatta giustizia. No, questo non lo dobbiamo mai dimenticare, non dobbiamo mai dimenticare da dove parte questa Ischia, quello che ha fatto Pino Taglialatella per dare all'Ischia un futuro che non solo ha permesso all'Ischia di esistere, ma di esistere anche con grande dignità, con grande forza. Mettendoci in condizione di lavorare per permettere all'Ischia di svolgere un ruolo da protagonista, con il merito di quello che si è creato e il suo, con poi le persone che ha coinvolto, a partire da Dello Carlino, Peppe Borsò e tutti coloro che hanno dato una mano a questo progetto. Quindi il bilancio non può che essere positivo, anche perché siamo primi in classifica in un girone difficilissimo. Ma ancora non è stato fatto nulla perché questo 2023 ci vede partire subito con degli impegni importanti, ci attende immediatamente il recupero della partita con la Cerrana e poi subito successivamente la partita con l'Albanova che sono due test importantissimi sia perché l'Albanova diciamo, è la nostra diretta concorrente ma anche perché la Cerrana è una delle squadre che ha operato meglio sul mercato in questa sessione di dicembre e quindi verrà tutt'altra squadra rispetto a quella che attendavamo in un weekend che poi riporta a galla ricordi negativi di tutto quello che è successo e che ancora segna profondamente tutta la comunità, quindi anche per questo motivo ci teniamo tanto a regalare una gioia all'isola tutta. Sì, perché diciamo questo dà merito alle scelte che abbiamo fatto in estate, quando con Enrico Buonocore abbiamo condiviso un progetto tecnico individuando poi i giocatori adatti insieme a quelli di Ischia per metterlo in pratica sul campo. Quindi il fatto di aver operato poco ma bene con delle scelte mirate nel mese di dicembre è una conferma della bontà del lavoro svolto in estate. Ci sono state delle scelte di alcuni ragazzi che abbiamo salutato, qualcuno per scelta propria è andato via e abbiamo individuato nei profili di Luigi Buono innanzitutto, che è un ragazzo che negli ultimi 2 anni ha fatto bene qui, siamo stati contenti di riportarlo a Ischia, ma soprattutto di Gabriele Pastore e di Michele Longo, le due new entry per rinforzare la squadra. Gabriele Pastore l'abbiamo individuato per le sue caratteristiche come il difensore giusto, che ci mancava innanzitutto numericamente, ma poi anche per le sue caratteristiche, soprattutto perché è un difensore concentrato, veloce, aggressivo. Ed è quello che richiede un po' il nostro gioco dal punto di vista tattico. E anche Michele Longo è un centravanti ideale per il nostro gioco perché oltre a essere bravo fisicamente, oltre a essere un goleador, è uno che si sacrifica molto per la squadra, lega bene il gioco e diciamo con Padin forma una coppia di centravanti di tutto rispetto. Quindi siamo contenti di aver operato poco ma bene, arricchendo la squadra di alcuni profili importanti che già dal mese di dicembre ci hanno dato una grossa mano. 2022 alle spalle, inizia l'anno solare nuovo, un augurio ai tifosi e a tutta la comunità sportiva e non.
Sì, lo iniziamo con entusiasmo e vogliosi di confermarci, di confermare quanto di buono fatto nel finale del 2022. L'anno si è chiuso alla grande, con grande entusiasmo e il 2023 speriamo che possa seguire questa scia positiva del vecchio anno. Auguro ai tifosi dell'Ischia innanzitutto un anno importante e ricco di soddisfazioni, ma soprattutto auguro all'isola di vivere momenti di gioia e di risollevarsi, come sicuramente sarà dopo purtroppo la tragedia che tutti quanti abbiamo vissuto in questi ultimi tempi. Auguri a tutti e buon anno all'isola di Ischia.